Un'inchiesta fondata sul nulla, una specie di soufflé che si sta sgonfiando man mano che si va avanti. Un'inchiesta singolare, senza reati concreti, ma con reati tentati, reati pensati e addirittura reati pensati da altri. Parole dure, quelle del senatore del PDL Andrea Pastore, che ha tenuto una conferenza stampa per dire la sua sull'inchiesta sui rifiuti e per, ha detto ancora, difendere il suo partito che sta passando per una cricca di delinquenti e invece non lo è. Non ci sono fatti penalmente rilevanti. E che le prove sono costituite, poi leggendo gli atti, soprattutto le notizie di stampa, che sono costituite solo da intercettazioni che vengono lette in maniera così come il pubblico ministero ritiene di doverle leggere, che poi si creano i teoremi e si adatta l'intercettazione al teorema che uno si è precostituito. Il teorema principale della Procura di Pescara è, dispiace dirlo, anche del GIP, e che il PDL sia un partito di affari. Questo io non lo consento che si affermi da nessuno. Se la magistratura chiede, come suo diritto e nostro dovere, rispetto, però deve rispetto anche a chi fa politica e la fa a testa alta, e sono tanti quelli che fanno politica nel PDL, ma dico anche negli altri partiti. Non dobbiamo generalizzare né. Io non generalizzare il male, io vorrei generalizzare la positività della politica. Pastore approfondisce poi l'aspetto dei contributi elettorali. Si è sostenuto che la legittimità formale del contributo elettorale naturalmente non copre l'eventuale presenza della tangente. Questo è anche vero, ma non si può nemmeno sostenere che ogni contributo elettorale sia di per sé una tangente e io debba dimostrare che di non aver commesso nessun reato che trasformi, che faccia ritornare il contributo a un vero contributo elettorale. Noi abbiamo rispetto per il lavoro della magistratura, ma anche noi vogliamo rispetto, ha detto ancora il senatore, che richiama temi cari a Berlusconi, come il processo breve e la politicizzazione della magistratura. Un giornalista gli chiede del perché il centrodestra ora attacca l'operato degli inquirenti e non l'ha fatto ai tempi di Del Turco e D'Alfonso. Secondo lei i magistrati di Pescara ce l'hanno con la politica, tout court, con i politici? A questo punto io posso pensare anche di sì. Perché? Ma effettivamente episodi di malaffare ci sono, non dovrebbero esserci, la politica dovrebbe seguire sempre regole di chiarezza e di trasparenza. Però c'è questo, d'altronde questa considerazione così negativa della politica non è solo la magistratura, è un po' diffusa nell'opinione pubblica, perché probabilmente la politica non si è comportata in maniera corretta, ma altro è non comportarsi in maniera, diciamo, corretta ma non penalmente rilevante, altro è arrivare alla contestazione dei reati. Io posso essere sgradito, ma quando ci saranno le nuove elezioni l'elettore potrà sostituirmi perché ritiene che il senatore Pastore è persona non più gradita alle proprie scelte. Infine la querela sulla sede di Forza Italia in piazza Salotto a Pescara. Molti elementi cosiddetti oggettivi cadono, stanno cadendo uno dopo l'altro. Ci sono contabilità un po' bizzarre, gli euro che si confondono con le lire, c'è una prospettazione di una corruzione o possibile corruzione dovuta al mancato pagamento o comunque a un pagamento di favore dei fitti della nostra sede regionale di Piazza della Rinascita, dalla quale siamo stati sfrattati da Di Zio. Noi siamo stati invece danneggiati da Di Zio, che ha esercitato un suo legittimo diritto di proprietario subentrante nel contratto di locazione, e siamo andati via con l'ufficiale giudiziario che è venuto a cacciarci fuori dalla sede, abbiamo pagato gli affitti fino all'ultima lira, abbiamo i nostri mobili in un deposito aspettando di aprire dopo un anno una nuova sede. L'ultimo passaggio di Pastore è sulla competenza territoriale. Secondo lui non può essere competente il Tribunale di Pescara, visto che i reati contestati riguardano altre province. Non ci sono reati, non ci sono nemmeno le prove.